Buongiorno a tutti guardiani, bentornati su Game Diva, bentornati su Destiny. Ed eccoci nella serie Armi Esotiche in Rissa. E come ce ne consiglio i vostri amici Federico Tarquini, ZZ Cadent, Davide Mancia e Alfo Dinola. Mamma mia quanti siete, questa è l'arma più desiderata di sempre a quanto pare. Userò il Duraluce. Duraluce che è un fucile automatico della serie tanta cadenza, basso impatto, che ci sta fin dall'anno 1. Come si può ottenere quest'arma e come la gran parte, come la maggioranza delle esotiche, si prende con gli ingrammi esotici, per primario ovviamente, oppure facendo il cala la notte, nella classe esotica del raid, nelle classi delle challenge del raid, dalle taglie ritmate di Shax, e penso basta. Quest'arma, signori, non la usavo da tantissimo tempo, l'ultima volta che l'ho usato probabilmente è stata a settembre, tipo, quando ho fatto il video su... che era Pandemonium, mi pare, sì, così il Duraluce, perché ci stava la faccia sui automatici, allora ho dovuto usare tutti gli automatici per vedere quanti erano P. Devo dire che mi erano piaciuti, praticamente nell'anno 1 non avevo mai usato gli automatici, quindi per me era una novità, però piano piano non l'ho mai più usato, e alla fine era cambiato sempre il metagame, quindi non l'avevo più usato, e questa volta mi sono trovato non particolarmente bene, devo dire. Perché sì, è uno di quegli automatici basso impatto, alta cadenza, stile dottrina, stile Arminius, quindi quelli forti in questo metagame. Però c'è una stabilità che proprio non va bene, i perk sono quelli, non puoi modificarli, e quindi la stabilità va un po' dove cazzo gli pare. E vedete nel gameplay io che sparo al nulla perché tentavo di mirare il tizio ma non ci riuscivo. E a parte ci riuscivo, lo ammazzavo lo stesso, non so se alla fine ero bravo io a tenere la mira per quel tempo che serviva oppure gli altri erano scarsi. E è stata una partita abbastanza combattuta, non è andata a senso unico sicuramente, però è andata anche abbastanza tranquillamente, devo dire. E quest'arma non mi piace, e è fighissima perché rimbalza, vedi i proiettili che rimbalzano ovunque, fanno più 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 e tipo vanno ovunque, però mai utile, cioè almeno in rissa non so che farci. Quando ci stava la gente dietro un angolo non ti viene in mente di sparare al muro per fare in modo che rimbalzando lo colpisce, poi gli angoli, calcolare il seno e il coseno, no, troppo difficile, va. Quindi per adesso questa arma totalmente pocciata, e non c'è nessuna parte competitiva in questa arma che possa competere con le altre e che sono più forti in questo momento. Quindi lasciate un like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, e commentate con la prossima arma. E se è speciale, ricordo, mettete un'arma primaria abbinata, se è primaria invece tranquillamente. Per le pesanti, signori, non lo so come fare a fare episodi con le pesanti, adesso che spawnano solo una volta a partita è praticamente impossibile, poi vincere col manico di spada è impossibile, dai, non ci riuscirò mai. Quindi scrivetemi, ma con questi accorgimenti, e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!